L'obbligo di fatturazione elettronica nella PA è un importante passo per la digitalizzazione del Paese. Come sta procedendo l'adozione di questa nuova prassi operativa nelle amministrazioni pubbliche? Dall'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione centrale e locale abbiamo registrato da marzo 2015 a ottobre 2015 un incremento notevole, quasi una quintuplicazione dei volumi delle fatture trasmesse dalle imprese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il tramite di Sogei. Questo ha ovviamente verificato e ha fatto sì che anche il numero degli errori che comunque si erano registrati all'inizio del mese di marzo, proprio grazie al processo di consapevolezza e di apprendimento delle imprese italiane, ha fatto sì che lo stesso numero degli errori diminuisse via via con l'aumentare del numero delle trasmissioni. Quindi siamo passati da marzo 2015 con errori pari al 15% del totale trasmesso verso l'Agenzia delle Entrate a circa il 5% di anomalia. Quindi questo dimostra che ormai le imprese italiane hanno ovviamente fatto proprio il processo di crescita e di conoscenza della trasmissione della fattura verso l'Agenzia delle Entrate. Di tutto questo, considerando anche il cumulato dei numeri e quindi delle fatture trasmesse, il sistema bancario per il tramite del canale corporate banking intermedia circa il 3% del totale. E quindi questo dimostra come le banche, attraverso una propria offerta competitiva, possono anche contribuire al processo di conoscenza e dematerializzazione dello scambio documentale tra imprese e pubblica amministrazione. L'obbligo nei confronti della pubblica amministrazione riuscirà a trainare l'utilizzo della fattura elettronica anche nei rapporti tra imprese, quindi nel B2B? Beh, noi abbiamo ormai la concreta certezza che il nostro legislatore ha guardato, è mosso dal processo di obbligatorietà nei confronti della pubblica amministrazione centrale e locale, ma volendo e considerando ovviamente l'obiettivo primario, quello di accelerare, sostenere e quindi lanciare, creando proprio un boost, un acceleratore, il processo di adozione della fattura elettronica nei confronti dei privati, quindi la fattura business to business. Perché diciamo questo? E perché proprio lo scorso agosto, il 5 agosto 2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 127, recante proprio le disposizioni in materia di semplificazione fiscale che il nostro legislatore riconosce alle imprese che in maniera facoltativa adottano processi di fattura elettronica, semplificando per queste imprese tutte quelle che sono le attività che oggi le obbligano ovviamente ad una rendicontazione fiscale periodica. Noi crediamo che, essendo ovviamente il periodo di riferimento sino al 2017, un periodo che vorrà e dovrà in qualche modo facilitare questa adozione, noi crediamo molto che questo nuovo quadro normativo di riferimento possa rappresentare un volano proprio per l'adozione massiva della fattura elettronica tra privati, tenendo ovviamente in considerazione che le banche ancora una volta possono svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere questa nuova prassi operativa. Ricordiamoci che in effetti la fattura elettronica non vuole essere che l'anello di congiunzione tra un processo commerciale e quello finanziario, quindi le banche possono svolgere un ruolo di facilitatore anche per tutti quei servizi di financial value chain e quindi aggiungere e quindi a offrire non soltanto migliori condizioni commerciali, migliori condizioni di credito, ma soprattutto una gestione, una trasmissione, un'archiviazione a norma e una rendicontazione che può semplificare la vita degli imprenditori.